in Cristo, buongiorno. Oggi lo studio che faremo insieme è intitolato Il santuario e il corpo umano. Quindi una continuità per conto di quello che abbiamo, la, la serie che abbiamo iniziato già sul santuario. E per poter coprire tutto il santuario ci sono tanti, ci vogliono tanti studi. Questo studio lo rifacciamo perché abbiamo esorcita... Um, Fratelli e sorelle che hanno detto che nell'ultimo video che abbiamo fatto, avevamo registrato, a un certo momento c'era il suono che, che non andava bene. Quindi per quello rifacciamo questo studio. Prima di iniziare vi invito a pregare con me. Padre ti ringraziamo per questo momento. Manda su di noi il tuo Spirito Santo, in modo che possiamo capire i tesori nascosti in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen. Quindi fratelli e sorelle, come dicevamo, il santore è importantissimo, vi invito fratelli e sorelle, per chi non è avventista di poter seguire questo studio che è basato solo sulle scritture, unicamente su sta scritto, andate a vedere e poi giudicate voi stessi. Il santore è un argomento importantissimo per poter capire la parola. Abbiamo visto che ci sono diversi tipi di santuario nella, nella seconda puntata, che c'è il santuario di Gesù Cristo, che, che prima di tutto, c'era un santuario letterale nel deserto che è stato costruito da Mosè, quando ti ricordiamo, quando Gesù Dio dice a Mosè, nel 25, versetto 8: loro mi costruiranno, mi faranno un santuario, io abiterò in mezzo a loro. E sappiamo che Gesù Cristo è venuto sulla terra per abitare in mezzo a noi. Come scritto in Giovanni 1, versetto 14, la parola si è fatta carne e ha vissuto per noi, con noi per un tempo. La parola più vicina al, 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 all'originale è eh, la parola si è fatta carne e ha tabernacolato in mezzo a noi. Quindi è dimorato in mezzo a noi, nel senso che Gesù Cristo ha detto che questa profezia: loro mi faranno un santuario, io abiterò in mezzo a, a loro. E Gesù Cristo è un tipo di santuario, Gesù Cristo è il santuario quando lui dice distruggete questo tempio e lo ricostruite in tre giorni, in Giovanni 2. E, lui, e Giovanni aggiunge, aggiunge, il versetto dopo dice, lui parlava del suo corpo. E noi sappiamo che c'era un santuario letterale, un santuario di Gesù Cristo, il santuario è la Chiesa anche. E poi si è paragonata alla Chiesa. Quindi noi oggi parleremo dell'altro tipo di santuario, per poter vedere, capire bene i diversi tipi di santuario, eh, invitiamo chi ascolta di a fare lo studio la seconda puntata che è il santuario e i di diversi tipi di santuario. Quindi fatti le sorelle, oggi parleremo del santuario che è il corpo umano. In Danilo 8, versetto 14, è scritto, fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Poi il santuario sarà purificato. Quale santuario sarà purificato? In cielo il santuario sarà purificato. Però quella l'opera che il nostro sommo sacerdote fa in cielo, Gesù Cristo, si fa anche sulla terra per quanto riguarda l'uomo, che anche lui è un tipo di santuario. Allora, qual è la buona notizia che Dio ha per noi nelle scritture, per quanto, riguarda, per quanto ci riguarda noi? Vediamo che su questo schermo che potete vedere, su questa, questa immagine che potete vedere allo schermo, ci renderemo che il corpo umano, è costruito è stato fatto sul modello del santuario è bellissimo il santuario e ricordiamoci che uno dei tipi di santuario è l'uomo in 1 Corinthi 3 versetto 16 è scritto non sapete voi che siete tempio di dio e che lo spirito di dio abita in voi e poi continua versetto 17 se uno distrugge questo tempio dio lo distruggerà perché il tempio di Dio è santo e quello tempio siete voi. Quindi siamo il tempio di Dio. Siamo un tipo del santuario. È importantissimo questo quest argomento perché ci sono tanti fratelli che non, cioè, tralasciano tantissime cose perché non hanno una conoscenza del santuario però adesso il santuario faremo anche una serie di studi su santuario attaccato perché sono adesso ci sono anche quelli che fanno dei, dei libri, scrivono anche dei libri tipo c'è un titolo che ho letto che dice Dio senza fissa dimora sempre se leggete questo libro dall'inizio alla fine vi renderete conto che questo libro non afferma come sta scritto non afferma una questo argomento mi dice Vuole solo creare dubbi o confusione nella mente. Quindi stiamo attenti a quello che leggiamo. Questo libro lo faremo un studio, uno studio sul santuario attaccato perché è importantissimo fratelli e sorelle essere ancorati nella verità perché l'errore non ci santifica, il dubbio non ci santifica, solo la verità ti santifica. Quindi fratelli e sorelle noi siamo un tipo di santuario. E vediamo che Paolo, reiter ancora, in 2 Corinthi 6, versetto 16, lui dice, e che armonia c'è, che c'è, e che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli. Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. È chiaro che siamo il tempio del Dio vivente, quindi siamo il santuario di Dio. E abiterò in mezzo a loro, continua dicendo. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio, e essi saranno il mio popolo. Dio ha detto in Esodo 25, versetto 8: Loro mi faranno un santuario, e io abiterò in mezzo a loro. Lui parlava del santuario letterale. Dio ci dice che siamo il santuario di Dio. In 1 Corinthians 3, versetto 17. Poi in 2 Corinthians 6, versetto 16. Lui dice la stessa cosa che lui dice in Esodo. Quindi lui abiterà. E camminerà in mezzo a noi. E noi siamo il santuario di Dio. Noi siamo il santuario di Dio. E di cosa era costituito il santuario, le parti del Santuario, andiamo a vedere insieme le diverse parti del Santuario. Possiamo leggere, in Esodo 26, versetto 14, è scritto: farai pure. Per la tenda una copetta di pelli di montone, tinte di rosso, e sopra questa un'altra copetta di pelli di delfino. Quindi vediamo che il santuario era costituito di pelli di montone, tinte di rosso, e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino. E immaginiamo, sappiamo, noi, facendo, para, facciamo, noi stiamo facendo un paragone fra il santuario di Dio il santuario letterale e il santuario che siamo noi non te lo dobbiamo scordare quindi questo santuario letterale era coperto di pelli di delfino e di montone e di cosa noi siamo coperti fratelli e sorelle vediamo che siamo coperti la cute o pelle è il rivestimento più esterno del corpo di un vertebrato quindi fatti le sorelle, noi siamo coperti di pelle, come il santuario terrestre, letterale, era anche lui coperto di, di pelle. E siamo, questo conferma che siamo il santuario di Dio, come dice Paolo in 1 Corinzi 3, versetto 17 e in 1 Corinzi 6, versetto 19. Poi continuiamo. Seconda cosa. Nel santuario terrestre c'era una sola porta e possiamo vedere in Esodo, in Esodo 27, versetto 16, è scritto: Per l'ingresso del cortile ci sarà un, una portiera, una cortina ricamata di 20 cubiti di filo violaceo, porporino scarlato e di lino fino al ritorto, con quattro colonne e le loro quattro basi. Quindi. Questo, come il santuario terrestre, aveva una sola, una sola porta. Per poter entrare nel santuario c'era una sola porta. E come farà, qual è il modo più astuto del nemico per poter entrare nel nostro santuario? Cosa vuole Dio? Abitare in mezzo a noi. Però c'è qualcun altro che vuole abitare in mezzo a noi. Siamo una guerra spirituale, fratelli e sorelle. E vediamo insieme che le porte che sono usate dal nemico per poter entrare, avere accesso al nostro luogo santissimo che di cui parleremo più tardi, più in là, sono le cinque, i cinque sensi. Sono le strade che portano all'anima. Coloro che non vogliono diventare preda di Satana devono vegliare sulle vie che conducono all'anima. Devono evitare di leggere, vedere o ascoltare Qualsiasi cosa che possa suggerire pensieri impuri. Questo è scritto nel libro gli uomini che vinceranno l'impero dello spirito profezia». Quindi il progetto del nemico, di fare cosa? Di abitare in mezzo a noi. Nello stesso modo in cui il progetto di Dio è di abitare in mezzo a noi e di avere accesso alla nostra mente. Dio vuole parlare alla nostra mente e Lucifero, lui, anche lui vuole parlare alla nostra mente. E noteremo, fratelli e sorelle, che come ha detto lo spirito di profezia in questo libro degli uomini che vincerono un impero, potremmo notare che ha detto dobbiamo stare attenti a quello che vediamo, quello che ascoltiamo, quello che leggiamo. Perché cosa, fratelli e sorelle? Perché siamo trasformati all'immagine di quello che contempliamo. Come possiamo essere trasformati all'immagine di quello che contempliamo, se quella cosa non ha un effetto su di noi? Poniamoci le buone domande, fratelli e sorelle. E notiamo che, sempre nello studio, sempre nella continuità, quando faremo lo studio sul santuario e la musica, su cui stiamo lavorando, parleremo di questo aspetto della musica che ha un effetto molto. può avere un effetto positivo sulla nostra mente e un effetto negativo. Lì parleremo più in profondità delle onde alfa, onde beta e così via. Quindi dobbiamo stare attenti a quello che vediamo, a quello che ascoltiamo e quello che sentiamo. E questo ha tutto un effetto su, o positivo o negativo, sulla nostra mente. Perché il nemico vuole parlare alla nostra mente tramite il nostro lobo frontale. E noteremo che in Romani 4 c'è Paolo che dice una cosa in, che è molto sorprendente, non sorprendente, che fa riflettere. Lui dice, in Romani 3, versetto 10, versetto 10, 12, 13, 14, 18 è scritto, come è scritto non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti si sono stesiati, tutti quanti si sono scorotti, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, non c'è timore di Dio davanti a loro occhi. Quindi, non c'è nessun giusto. Di solito si prende questo versetto per giustificare che peccheremo fino a quando Gesù torna, quando invece non c'entra niente. Paolo dice qua in Romani 4, in Romani 3, che non c'è nessun giusto, certo. E poi se leggiamo bene i versetti che sono più giù, ci renderemo conto che Paolo sta facendo un confronto fra chi vuole ottenere la vita eterna tramite la legge e l'altro che vuole ottenere tramite la fede. E sono due cose diverse. Non c'è nessun giusto, sì, però in Cristo siamo giusti, però Cristo non vuole che rimaniamo solo l'aspetto legale però dobbiamo anche noi produrre il frutto dello, della fede quando siamo già giustificati per fede dobbiamo produrre il frutto della fede lui ne parla se leggete bene in Romani 3 tutto il capitolo lui parla del frutto della fede delle opere della fede allora questo era solo una parentesi vediamo lui dice le loro lingue la loro gola è un sepolcro aperto, le loro lingue hanno tramato frode, le loro labbra c'è un veleno di serpente, la loro bocca è piena di amarezza. Non c'è timore, e rimorrà per di Dio. Però ricordiamoci che in Apocalisse 14, versetto 6, Paolo di, eh, è scritto temete Dio e date di gloria, e c'è un popolo che temerà Dio. C'è un popolo che avrà le lingue, la loro, la, la, le labbra pure, ci sarà un popolo di cui sulla lingua non sarà trovata frode e questo era un adempimento delle sue promesse perché è di un dio di promesse e continuiamo possiamo leggere in Romani 12 da 1 a 2 scritto vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in, in sacrificio vivente santo gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, grande e perfetta volontà di Dio. Quindi questo è il vostro culto spirituale, lo dice, il rinnovamento della vostra mente. Come possiamo rinnovare la nostra mente? Attraverso quello che facciamo entrare dai nostri sensi sia da quello che mangiamo sia da quello che beviamo sia da quello che ascoltiamo sia da quello che vediamo sia da quello che sentiamo quindi però quello che si fa è una promessa non dobbiamo fare come il popolo di israele e dire noi faremo non ci dobbiamo conformare al mondo dicendo le parolacce come il mondo quindi fatele sorelle queste, queste sono le porte del santuario Egli mi rispose, Daniele 8.14, fino a 2306 le mattine, poi il santuario sarà purificato. Noi saremo purificati, che noi siamo un tipo di santuario. Noi stiamo parlando del corpo umano come santuario. E come era costituito il santuario? Come possiamo vedere allo schermo, ricordiamoci che c'era... La tale di sacrificio all'uno, c'era prima tutta la porta, la tale di sacrificio all'uno, la conca di rame a due, la, la tavola dei panni per posizione a 3, la tale dei profumi a 4, il eh, candelabro d'oro a 5 e l'arca dell'allianza in cui c'era la tavola dei comandamenti, la manna e il bastone d'arone e sopra di questo c'era il propiziatore chiamato il Mercy seat, il seggio della grazia di Dio. I fratelli e sorelle, vediamo che c'è un paragone fra questo santuario e noi. Notiamo che, al, che noi abbiamo nel luogo santissimo, il nostro luogo santissimo c'è cioè il cervello dove Dio vuole parlare con noi, dove Dio vuole scrivere la sua legge nei nostri cuori. Ricordiamoci quando gli dice: 'Io scriverò la legge nel loro cuore' in Geremia 31, e, e abbiamo nel luogo santo c'era e dove era spruzzato il sangue, che corrisponde a tutte queste, queste cose che vediamo, questi, questi utensili che vediamo, che è considerato come sistema cardiopolmonare, cuori e polmoni, dove c'era il sangue, sistema di circolazione sanguina. Possiamo vedere anche il sistema renale, dove si purificava, dove dove, quando i sacerdoti dopo aver fatto fatto le, il sacrificio, che il peccatore aveva sgozzato l'anello, lui doveva lavare le mani al due, che è la conca di rame. Poi l'uno era dove gli animali erano decapitati. Decapitato. Dove l'animale era decapitato, che corrisponde alla, al sistema digestivo, stomaco e colon. E possiamo vedere qua, allo schermo, un riassunto di quello che abbiamo fatto. E la domanda che ci può porre è questa. La riforma sanitaria e la spiritualità sono forse colleg collegati? Più volte, Fatile Sorello, ho sentito dire che non c'è un legame fra la spiritualità e la riforma sanitaria. Come se Dio avesse, ci avesse dato una, la riforma sanitaria solo per il nostro bene fisico. Però ricordiamoci, fratelli e sorelle, che Dio non fa le cose per caso. Ogni cosa importantissima per la nostra salvezza gioca un ruolo importante per nel piano della redenzione. Ricordiamoci che il santuario, fratelli e sorelle, è come un GPS, Gospel Plan of Salvation, quindi il piano di, saluto, eh, di, di salvezza tramite il Vangelo. E c'è un punto di partenza e un punto di arrivo. Vediamo che: quelli che dicono che la riforma sanitaria non ha niente a che vedere con la spiritualità, fratelli e sorelle, noi dobbiamo ascoltare. Dobbiamo andare a indagare noi stessi. Perché se dobbiamo porre, se dobbiamo fidare solo di quelli che hanno detto i laureati e i diplomati, o. Non so chi, fratelli, davanti a Gesù Cristo, davanti a Dio, alla fine, non diremo. Mi, ha detto, mi aveva detto il mio pastore, mi aveva detto il mio, il mio, il mio anziano, mi aveva detto il mio responsabile di dipartimento. No, fratelli. Oppure mi aveva, detto, mi aveva detto, avevo pensato, oppure mi aveva detto il mio vicino. No, fratelli. Dobbiamo aprire gli occhi. Questa non è una ribellione contro chi ha studiato, no lontano da me questo pensiero quindi noi e questo per, es es per poter es um, come esortare i miei fratelli a studiare per loro il popolo di israele ha crocifisso Gesù erano quelli che avevano delle lauree che hanno crocifisso Gesù Gesù Cristo quando è venuto sulla terra si è, rivela si è rivelato ai, 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 ai pastori di grege che stavano pescolando, fratelli. Non significa che non ci sono quelli che, che, che studiano, che, 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 sono, che, che sono sulla via di Dio. No! Non è quello. Solo per dire che ogni persona che ci presenta una cosa, fratelli, non dobbiamo accettare solo perché ha studiato. Giovanni Battista non, era, non aveva studiato nelle scuole rabbiniche. Gesù Cristo non ha studiato nelle scuole rabbiniche, però Giovanni Battista era il più grande dei profeti. Questa era una parentesi, per esortare ognuno di noi a studiare per sé, riflettere in preghiera. E quando avremo la notizia, bella notizia, andremo verso i nostri fratelli che forse non hanno rigettato il messaggio oppure non l'hanno accettato, con amore per presentare anche a loro. Perché noi siamo, abbiamo la responsabilità di portare il messaggio verso questo, quelli, verso quelli che non hanno accettato. Quindi la riforma sanitaria e la spirituale sono forse legati? Cercheremo di rispondere alla, alla, alla risposta, cercheremo di rispondere a questa domanda biblicamente, non sulla base di quello che pensiamo. Prima di tutto, possiamo andare insieme a leggere questi versetti. Romani 3, versetto 20 è scritto perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui, davanti a Gesù. È scritto chiaramente che nessuno verrà giustificato. Mediante le opere della legge, mediante quello che ha fatto, sappiamo che in Galati 2:16 sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Quindi mettiamo le basi, fratelli, poniamo le basi: nessuno è giustificato su, per quanto riguarda solo su, sulla base della legge. Non è perché osservo il sabato che sono giustificato, non è perché. Osservo i dieci comandamenti che sono giustificato. Non è perché uh, osservo la riforma alimentare, obbedisco alla riforma alimentare che sono giustificato. No. Sono giustificato solo mediante la fede in Gesù Cristo. Sono giustificato per grazia mediante la fede. E deve essere chiaro. E in Efesini 2, versetto 8... Possiamo leggere insieme, fratelli, il Efesini 2, versetto 8, è scritto: Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi è il dono di Dio. È per fede che siamo stati, è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede. E in Romani 3, versetto 23-24, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, fratelli e sorelle, notiamo che possiamo vedere, notiamo chiaramente, che è per grazia che siamo stati salvati, mediante la fede. La domanda è, cos'è la fede? E in Romani 3, versetto 23, 24, è scritto, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Mediante la redenzione. La redenzione, fratelli e sorelle, cos'è? La redenzione cos'è? Se non è portato allo stato iniziale. Perché questo è il loro compito di Gesù Cristo, di portarci allo stato iniziato secondo il piano di Dio che era all'inizio. E sappiamo che il santuario rivela il piano della redenzione. Come possiamo parlare di redenzione senza andare nel santuario? Dove possiamo capire meglio cosa è la redenzione se non è nel santuario, il piano della redenzione? È andando nel santuario. Quindi è per quello, fratelli e sorelle, che adesso andiamo nel santuario per vedere cosa Dio aveva previsto per noi del santuario, per poter fare in modo che possiamo arrivare che il suo progetto d'amore possa realizzarsi in noi. E Ricordiamoci, abbiamo letto già che in 2, Corinzi 6, verso 16, e che c'è fra i tempi di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti i tempi del Dio vivente come Dio disse. Come disse Dio. Abiterò i camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio e saranno il mio popolo. Quindi, fratelli, e soli, siamo i tempi di Dio. E noi siamo giustificati e salvati, siamo stati salvati per grazia mediante la redenzione. Quindi, come fare per capire la redenzione? Dobbiamo andare nel santuario, dobbiamo andare nel santuario per capire. E ricordiamoci, fratelli e sorelle, che in Levitico 10, versetto 9 è scritto Non bevete fino vino o bevanda inebriante né tu né i tuoi figli quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate, sarà una legge perenne di generazione in generazione. E ricordiamoci, fratelli e sorelle, che Nadab e Abihu sono entrati nel, nel santuario ubriachi, con il fuoco estraneo e ubriachi. Il fuoco estraneo cos'è? No, ubriachi. Questo che è stato detto per loro, e non è anche per noi, che adesso siamo... I sacerdoti, noi tutti siamo sacerdoti, fratelli e sorelle, noi tutti siamo sacerdoti, siamo un popolo di sacerdoti. Per capire i piani della ritenzione dobbiamo andare nel santuario. Cosa faceva nel santuario quando qualcuno entrava ubriaco, perché aveva bevuto, che me, aveva bevuto del vino, fratelli e sorelle, erano fulminati. Erano nel santuario. E cosa succederà se introduciamo in noi? Nel nostro santuario il vino è la stessa cosa, faremo la stessa figlia di Nahab, Nadab e Abihu, perché siamo il tempio di Dio. È chiaro, è semplice, fratelli e sorelle. Non bisogna andare, non so cosa dire. E abbiamo il fuoco estraneo: possiamo vedere un esempio di fuoco estraneo. Nahab e Abihu morirono quando si avvicinarono davanti all'Eterno con il fuoco estraneo. E cosa abbiamo come fuoco estraneo oggi? Abbiamo questo. Abbiamo, come potete vedere dallo schermo, c'è anche la sigaretta elettronica. Sempre fuoco estraneo per distruggere il tempio di Dio. Ricordiamo, Dio, Dio ci ha detto, tramite Paolo, l'Apostolo Paolo, chi distrugge questo tempio lo distruggerò. E, cara, è chiaro, Dio è chiaro, chi distrugge questo tempio, questo tempio siete voi. Quindi, dal momento in cui ogni volta che introduco qualcosa che non va bene per la mia salute e nel mio corpo, sto distruggendo il, popolo, il, chio, il santuario di Dio che siamo noi. E, e cosa, fa? cosa farà Dio? Faremo la fine a Nadab e Davihu. Faremo la loro fine. È chiaro le scritture, sono chiare le scritture. È più chiare di così. E ricordiamoci che Giacomo ci parla anche di un altro fuoco estraneo. Quando lui parla della la lingua, che, era, che è come un fuoco che lo può domare, dal momento che ogni volta che facciamo pettegolezze come diciamo, fra virgolette, quando, ogni volta che sparliamo di qualcuno, stiamo accendendo il fuoco strano nel nostro santuario che siamo noi, perché il santuario è il corpo umano, un tipo di santuario è il corpo umano. Cosa si faceva? Nel Levitico 11 si cita tutti gli animali puri e impuri da non introdurre nel santuario che siamo noi. In Genesi, Genesi 7 è scritto: Il Signore disse a Noè: Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me. In questa generazione, di ogni specie di animali puri, prendi sette paia, maschio e femmina, e degli animi, animali impuri, un paio, maschio e femmina. Quindi la prima volta in cui nelle scritture si parla di animali puri e impuri è con ecco, Noè. Non è in Levitico, perché sono quelli che diranno, no, la questione degli animali puri e impuri riguarda solo, solo i giudei. No, Noè non è un giudeo, però aveva già la nozione di animali puri e impuri. Abbiamo in atti, 10 versetto 13 è scritto, e una voce gli disse, alzati. Pietro ammazza e mangia, ma Pietro rispose: No, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di puro e di contaminato. E tutto è stato. E il versetto 16: Questo avvenne per tre volte, poi un tratto dell'oggetto fu ritirato in cielo. Notiamo che in questa visione, era una visione, una in visione, questa visione di Pietro, Pietro non ha mangiato. Perché possiamo, potremmo dire che Pietro aveva disobbedito a Dio, sarebbe stato fulminato se avesse disobbedito a Dio. Però Pietro cosa ha fatto? Non ha mangiato. E quindi la domanda, ci sono quelli che di solito fanno questa domanda, perché Gesù ha mangiato il pesce? Questa è una bella domanda, bellissima domanda. E per capire questo dobbiamo sempre andare nel santuario, fratelli e sorelle. E per poter capire, dobbiamo vedere com'era il piano della redenzione. La missione di Gesù Cristo sulla terra, com'era? Gesù Cristo sulla terra era il Messia, come potete vedere allo schermo, Gesù Cristo sulla terra era il Messia. Quando sale in cielo, nel 1844, dal 1844, diventa solo sacerdote secondo la profezia del 2036 mattina e poi entra nel luogo santissimo come giudice quindi quando sale in cielo anzi non mi sono sbagliato quando lui sale in cielo lui sulla terra era come messia lui sale in cielo lui come sommo sacerdote dal 1844 lui entra nel luogo santissimo quello che volevo dire e vediamo che sulla terra, fratelli e sorelle, la terra è paragonata a, al cortile. Quindi Gesù Cristo con noi sulla terra era nel cortile. Quando lui sale in cielo e diventa sommo sacerdote, quindi lui si trova nel luogo santo, come potete vedere allo schermo, lo schermo nel luogo santo. E poi quando lui va nel luogo santissimo, da 1844, Diventa il nostro giudice. E nel luogo santissimo non ci sono animali né puri né impuri. Sulla terra, come il, nostro, come il Messia, nel cortile, c'erano animali puri e non animali impuri. Già dal santuario capiamo che non possiamo mangiare animali già impuri. Già per, per, per andare, visto che è un cammino e che noi andiamo, dobbiamo andare crescendo, già la base, quello che ci deve essere insegnato è che non dobbiamo mangiare animali impuri, perché nel cortile non c'erano animali impuri. Non si poteva venire a sgozzare un, 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 un maiale per fare il sacrificio. Già questo ci fa capire che non dobbiamo mangiare animali impuri. Però dobbiamo andare, dobbiamo andare crescendo nel nostro, nel nostro cammino di fede con Cristo. E dobbiamo seguire l'agnello ovunque va. Come lo dice la parola. Quindi noi... Sulla terra Gesù Cristo ha mangiato del pesce perché era nel cortile. Poi nel, quando sale in cielo, nel luogo santo, già lì non ci sono animali. Nel luogo santissimo c'è la manna. La manna. Quello che c'è che Dio vuole che possiamo mangiare. Lui vuole che possiamo mangiare della manna. Quindi notiamo che Gesù Cristo, come abbiamo detto, sulla terra era nel cortile. E cosa succede con il popolo di Dio alla fine dei tempi? Con il popolo di Dio cosa succede? Nell'Apocalisse 14, versetto 1, è scritto, poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano... 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome del suo padre scritto sulla fronte. Essi sono quelli che seguono l'agnello ovunque vada. È scritto nel versetto 5, Capocalisse 14, versetto 5. Loro seguono l'agnello ovunque vada. Quindi dove dobbiamo seguire l'agnello? Nel luogo santissimo. Nel luogo santissimo c'è la manna o ci sono animali puri e impuri? C'è solo la manna. Non ci sono animali puri e impuri il progetto che Dio aveva per il popolo di Israele perché ricordiamoci che noi siamo l'Israele spirituale in Romani, no, in Romani capitolo 9 se leggete vedete che Paolo ci dice che la manna che no, ci dice che l'Israele, il vero Israele non sono quelli che sono nati dalla stirpe di, di, di Abramo secondo la carne ma sono, 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 sono quelli che sono nati secondo lo spirito secondo la promessa che era stata fatta a Abramo. Ricordiamoci in, Giovani, in Genesi 18, quando lui dice, io verrò l'anno prossimo e sarà avrà un figlio. Quindi lui dice, parla della promessa dello Spirito, lui dice, ci sono quelli che sono nati secondo lo Spirito, che sono veri figli di Abramo. Quindi vero Israele, sono quelli che sono nati secondo lo Spirito. E qual era? La, il proposito di Dio per il popolo di Israele letterale, perché la, la storia del popolo di Israele letterale è anche la nostra. Qual è il progetto che Dio aveva per loro? Avevano dat, aveva dato loro la manna, dovevano raccogliere la manna. Per cinque giorni, il sesto giorno, non dovevano raccogliere, il settimo giorno, anzi, non dovevano raccogliere la manna. Vediamo che. Allora, nel versetto 4 è scritto, allora il Signore disse a Mosè, ecco io farò piovere pane dal cielo per voi, il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o meno secondo la mia legge. C'è qualcosa di straordinario qua, fratelli e sorelle. Vediamo che Dio ha dato la mano a loro. Per quale motivo? Dio aveva un proposito per poter edificare il loro carattere. Qual era il proposito di Dio? Vediamo che lui dice, così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o... No, secondo la mia legge. È importantissimo. Quindi la manna che Dio ci dà, la riforma alimentare che Dio ti dà, fratelli e sorelle, è per metterci alla prova se noi osserveremo la Sua legge. E questa manna si trova nel luogo Santissimo. Questa manna, che rappresenta la riforma alimentare, si trova nel luogo Santissimo. Quindi, non possiamo dire che la manna che si trova nel luogo Santissimo non ha niente a che vedere con la nostra, la nostra santificazione, la nostra, la nostra salvezza. Ha a che vedere con la nostra salvezza, fratelli. Non ascoltiamo quelli che dicono che non hanno niente a che vedere con la nostra salvezza. Loro non rifiutano la luce e vogliono che gli altri rifiutino la luce. Prendono Romani 14, tolgono e eh, poi fanno... Fa, Fanno il loro modo per, fare, per, per dare, far per pensare che possiamo mangiare di tutto. No, con la grazia di Dio faremo questo. Faremo Romani 14, tutto il capitolo, per far vedere che Dio, il suo proposito per noi, perché Lui ha dei progetti di bontà per noi. Lui non ti dice non mangiare questo perché a Lui fa qualcosa. No, è per me che lo fa. Quando tu fai l'esperienza te stesso di smettere di mangiare te, certe cose, ti senti, come ti, ti, ti senti bene. Alla fine tu dici: Ma perché Perché sono stato così ribello per tanto tempo? Quindi, fratelli, non, solo, non è solo per un benefico salutare, ma c'entra con la nostra salvezza. Per essere più chiaro. Quindi, chi dice che non c'entra, fratelli, si sta portando sulle vie che non sono colleghe di Dio. Invece di dire ai fratelli che sono diventati hanno accettato la riforma e dire Amen combattono, anche se quelli non parlano, sono sempre combattuti. E questo mi fa pensare a quello, quello lo spirito di Caino e quello di Abele. Abele aveva uno spirito che diceva a suo fratello Segue le vie di Dio però Caino Cosa faceva? Ha ucciso il fratello perché? Perché le sue opere erano malvagie, non perché Abele ha fatto, ha fatto vedere che era più bravo, no! E perché la sua coscienza gli diceva che quello che faceva era, era malvagio e non era buono, non era secondo le vie di Dio. E per quello che uccide il suo fratello. Quindi, fratello e sorella è un'esaltazione per chiunque ci dice di non osservare le leggi di Dio, essere obbedienti alla sua parola, siamo attenti. Quindi, fratelli, l'alimentazione c'entra, la riforma alimentare c'entra con la nostra salvezza, è chiaro, perché si trova nel santuario, il santuario parla del piano della redenzione, più chiaro di così. Si dice, lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge, Sign significa che... Se non accetto la riforma alimentare, fratelli, che è rappresentata dalla mano nel luogo santissimo, farò fatica a osservare la legge di Dio. Perché Dio mi dà questo consiglio per facilitarmi, facilitare tutto, per vedere se osserveranno la mia, se secondo la mia legge. Quindi senza osservare, essere obbedienti ai comandamenti di Dio, Fratelli, siamo in pericolo. Quindi quello che dobbiamo fare è lottare come Giacobbe durante la notte, come ha lottato durante la notte con l'angelo. Non ti lascerò finché non mi avrai benedetto. Non ti lascerò finché non avrò capito di cuore, Padre, che tu metti nel mio cuore il tuo, il tuo disegno, il tuo amore, in modo che io ti possa amare con tutte le mie forze. Quindi, fratelli. Questa è un'esortazione importantissima per la nostra salvezza. La riforma alimentare è importantissima per la nostra salvezza. Perché questo, per edificare il nostro carattere, qual è questo carattere? Vediamo cosa dice lo spirito di profezia qua. E nessuno, a nessuno dovrebbe essere affidato il compito di insegnare quando il suo esempio contraddice la testimonianza accordata da Dio sulla riforma sanitaria. Questo non produrrà che confusione. La sua trascuratezza nell'osservare la riforma sanitaria lo squalifica come collaboratore di Dio. Quanti di noi dovrebbero essere squalificati come collaboratori di Dio per insegnare la parola? Quindi, fratelli, importantissimo, a nessuno dovrebbe essere affidato il compito di insegnare quando il suo insegnamento contraddice la testimonianza accordata da Dio sulla riforma sanitaria. È importante, perché questo crea solo confusione. Vediamo nelle nostre comunità, con i nostri pollo, con le nostre, nostre cosce di costi di qua e di là di carne, quando ci sono quelli nuovi arrivati nella comunità, facciamo finta, prendiamo in giro la riforma alimentare, pensando di, essere, di fare buona figura, quando in realtà, fratelli e sorelle, stiamo prendendo in giro Dio. E quando vedo queste cose, dico... Perdono loro, loro, padre, perché non sanno cosa fanno. Ti prendono in giro. Prendono in giro la riforma alimentare, la sanitaria. Questo produce solo confusione. Potete mangiare del pollo a casa vostra. Potete mangiare della vostra carne. Però, quando entrate e venite nella comunità, non create confusione. Se stiamo lottando ancora con una, con, con una debolezza. Non facciamo che diventa una pietra di inciampo per altri. Quando si parla anche della riforma vestimentaria, ci sono quelli che dicono non mi giudicate. Perché non vogliono, perché vogliono, preferiscono. Sono egoisti e non vogliono che il fratello venga salvato. Perché dal momento in cui io mi indosso un vestito, immagino una donna che indossa un vestito che non è, che mette, che, che, che mette in... in in, in, non so come dire che mette in vista le mie forme che mette in vista la mia nudità non posso dire che non, non voglio essere giudicato perché non è che vi giudichiamo pure che giudichiamo quelli che si vestono in modo sbagliato però diventiamo una pietra la donna che fa così diventa una pietra di in inciampo per il fratello e dal momento in cui quello penso che diventa una pietra posso diventare una pietra di in inciampo per il fratello per l'amore del fratello mi vesto bene per amore del fratello, e non diciamo amiamoci gli uni agli altri e poi facciamo quello che vogliamo, no! Anche nella casa di Dio, che è la, lo, il santuario, dobbiamo avere della riverenza, come gli angeli nel cielo, in Isaia 6, si coprono il, il volto e i piedi in presenza di Dio, quanto noi che siamo peccatori. Questa era una parentesi, vediamo cosa ancora di nuovo, cosa dice lo Spirito: profezia. Coloro che non si impegnano nell'opera di istruire la Chiesa su questo soggetto non stanno seguendo i passi del grande medico sulla strada che ha indicato. Gesù disse, se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prendi la sua croce e mi segua. Quando ho letto questo, fratelli e sorelle, ho detto, wow. Ci sono quelli che dico, diranno, che, che si prendono. Dei, dei, dei passaggi nelle, nelle scritture per dire quello che non vogliamo dire. Quando invece mettiamo, facciamo di tutto per mettere le referenze. Quindi significa, se qualcuno vuole capire realmente di cosa, tutto l'argomento, ho sentito qualcuno dire, no, dobbiamo, quando ti, si manda un versetto, dobbiamo tenere conto di tutto il 360 ⁇ gradi dell'argomento. Sì, è per quello che si mette sempre la referenza. Tu metti un versetto e tu metti la referenza. Tu metti Romani, se parli di Romani 3, versetto 10, tu metti la referenza per invitare i fratello ad andare a indagare. Se tu parli dello spirito della profezia, consigli tu cibo e alimentazione, tu metti come qua Il passaggio, l'anno, in modo che la persona va a indagare. Da sé. Se uno vuole venire, vediamo come lo spirito della profezia dice. Qua. Gesù disse... Se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segua, in concilio su chi ha alimentazione. Quindi significa che la riforma alimentare va oltre il benessere fisico. Quindi Dio vuole farci insegnare il regno, il principio del regno dei cieli che è l'amore pronto alla rinuncia. Attraverso la riforma alimentare Dio ci sta insegnando l'amore pronto alla rinuncia. È il principio del regno dei cieli. È questo che ci insegna il Calvario. È l'amore pronto alla rinuncia. l'amore che non cerca il proprio interesse. Posso, mi posso passare di questo? Mi posso, posso passarmi di quello? È il carattere che Dio vuole insegnarci, fratelli. Attraverso la riforma alimentare non è solo stare bene eppure forse non avere tale malattia o tale malattia, perché sono anche quelli che potranno, potranno essere rigorosi nell'osservanza delle leggi fisiche oppure delle leggi naturali per quanto riguarda l'alimentazione, la, però avere la malattia, perché non dimentichiamo che siamo in un mondo di peccato e che il peccato ha anche le sue conseguenze, però non è il fatto di diventare malato che significa che alla base il messaggio di Dio non è buono. Ho sentito già qualcuno prendere in giro qualcun altro perché è diventato vegano. Ha abbracciato il messaggio della salute dicendo io non sono vegano e mi sento bene. Quando in realtà tu vedi che la persona non sta bene, anche con il peso non sta bene. Dice no, non sto bene, anche quelli che sono vegani muoiono di cancro. Questo è proprio è assurdo. Significa, ricordiamoci che Asaf scrive il Salmo 77, lui dice: Lui vedeva, lui era giusto, lui cercava di osservare la legge di Dio. però più osservava la legge di Dio, vedeva che quelli che erano malvagi prosperavano. Vedeva che i cattivi prosperavano. Finché lui si lamentava, finché lui è entrato nel santuario di Dio per vedere la fine, per vedere la fine del malvagio, lui ha capito. Che seguendo la legge di Dio lo servo non perché voglio ottenere il regno dei cieli ma per amore questo è diverso lo servo per amore perché ho capito che Dio, Dio dà la sua legge perché mi ama perché lui vuole che io stia bene quindi fratelli e sorelle noi non serviamo la legge per essere salvati però saremo giudicati in base alla legge ripeto non saremo salvati perché osserviamo il sabato. Non saremo salvati perché osserviamo i dieci comandamenti. Non saremo salvati nello stesso modo in cui non saremo salvati perché abbiamo osservato la legge sulla salute. le leggi sulla salute. Ma saremo giudicati in base a tutte queste leggi, fratelli. Quanto siamo stati che abbiamo trascurato tutte le leggi di Dio perché la legge della, e lo, chi ha stabilito le leggi, i dieci comandamenti le leggi morali è lo stesso che ha stabilito le leggi, le leggi fisiche è lo stesso che ha stabilito le leggi naturali, è lo stesso Gesù Cristo il nostro creatore. Quindi fatti le teorie, tutto questo per affinare, per poter strutturare, per poter fare in modo che noi possiamo avere carattere di Gesù Cristo. Il caravaro insegna che l'amore pronto alla rinuncia è la legge di vita della terra e del cielo. Che l'amore, il cuore non cerca il proprio interesse, ha la sua fonte nel cuore di Dio. E che il maestro umile e mansueto manifesta il carattere di colui che vive nella luce e che nessun uomo può vedere. E fratelli e sorelle, Dio ci dà la sua legge perché lui vuole che possiamo avere. Il carattere di Cristo. Il nostro carattere non verrà cambiato. La carne verrà cambiata, però il carattere è lo stesso che avremo in cielo. Quindi bisogna avere il carattere di Cristo adesso. L'amore è pronto alla rinuncia. E questo amore passa attraverso la croce. E questa croce ti dice: rinuncia a questo. Come posso fare per rinunciare? Giacobbe ci dà l'esempio, lottare con Dio e dire: Non ti lascerò finché non sarò, non mi avrai benedetto. Quindi fratelli e sorelle se non abbiamo ancora abbracciato questo messaggio è il momento, significa che siamo ancora vivi se ascoltiamo questo messaggio e abbiamo il dovere di andare verso Dio e chiedere il suo aiuto. Possiamo concludere con queste affermazioni dello Spirito di profetia Dio esige che il suo popolo faccia progressi continui rendiamoci conto che la soddisfazione dei nostri appetiti è il più grande ostacolo allo sviluppo mentale e alla santificazione dello spirito. Reassunto di tutto quello che abbiamo detto, i tratti di carattere che avete colti coltivato nella vostra vita non saranno trasformati dalla morte o dalla risurrezione uscirete dalla tomba con le stesse disposizioni d'animo che avrete manifestato nell'ambito familiare e sociale. Gesù non cambierà il vostro carattere al momento del suo ritorno. L'opera di trasformazione deve compiersi allora. Il nostro simile, il nostro stile di vita quotidiano determina il nostro destino eterno. Quindi, fratelli e sorelle, è importantissimo. E possiamo leggere anche qua. Per quanto riguarda il messaggio della fine che dobbiamo predicare al mondo, in Apocalisse 14, versetto 7 è scritto, egli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio, adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, e le fonti delle acque, quindi dateli gloria. E cosa dice Paolo? In 1 Corinti 10, versetto 31, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualcosa. Che altra cosa fate tutto per la gloria di Dio. Siamo nella glorificazione, la gloria di Dio e il suo carattere. La glorificazione nel luogo santissimo, perché abbiamo nel cortile abbiamo la giustificazione per fede, nel luogo santo la santificazione per fede e nel luogo santissimo la glorificazione. E nel luogo santissimo, parlando di glorificazione, che si trova la manna che rappresenta Gesù Cristo, il pane sceso dal cielo, e la manna che rappresenta la riforma alimentare e salutare che Dio ci ha dato. Quindi Dio dice, Gesù dice, quando qualcosa, chissà cioè dunque, che mangiate, beviate, fatelo per la gloria di Dio. Quindi siamo per la glorificazione di Dio, dobbiamo seguire l'agnello nella dove c'è, quindi dove, nel luogo Santissimo, dove c'è la glorificazione. In 1 Corinti 6, versetto 16, uh, 6, versetto 19-20 è scritto: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati al caro prezzo. Glorificate dunque Dio. Nel vostro corpo. Glorificate Dio nel vostro corpo. Glorificate Dio in tutto: sia in quello che mangiate, sia in quello che bevete, in qualsiasi altra cosa, sia cioè in quello che vediamo, sentiamo, ascoltiamo, tocchiamo, solo per la gloria di Dio, perché siamo il santuario di Dio. Quindi, fratelli e sorelle, se qualcuno ci predica un Vangelo che non è completo dobbiamo stare attenti, ci sono quelli che si fermano nel cortile, che predicano la croce, predicano la, la, il battesimo, ci sono quelli che si fermano nel luogo santo parlando di santificazione senza neanche fare allusione alla vera santificazione, perché la santificazione non è, non può essere, non c'è un... Non c'è un, 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 un mischio fra la luce e le tenebre, non c'è un rapporto fra luce e tenebre, non c'è un rapporto fra uh, Gesù e Belial, come è scritto, come Paolo ci lo dice, in seconda con il Quindi, il luogo santissimo, ci sono quelli che si fermano nel luogo santissimo, però dobbiamo andare nel luogo, fino al luogo, ci sono quelli che si fermano nel luogo santo, però dobbiamo andare fino al luogo santissimo per poter essere uno con il nostro Padre. Se quello che bevete, beviate, mangiate o qualsiasi altra cosa, lo fate, fatelo per la gloria di Dio. Temete Dio e dateli gloria, è giunta l'ora del suo giudizio. E voi siete il Tempio di Dio, il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio Abita in voi, questo Tempio siete voi. E chi guasta questo Tempio anche lui verrà guastato nello stesso modo in cui Nadab e Abihu sono stati fulminati. Questo è quello che Dio ti dice nella sua parola. E chi mette in dubbio la parola di Dio, fratelli e sorelle, non dobbiamo ascoltare. Dobbiamo ascoltare quello che Dio ti dice nella sua parola. C'è un legame fra alimentazione e spiritualità? Sì, c'è un legame fra alimentazione e spiritualità. L'alimentazione si trova nel luogo santissimo, non nel luogo santo, non nel cortile, nel luogo santissimo. Quindi c'entra con il piano della redenzione, perché Dio attraverso la, questa alimentazione ci vuole portare allo stato iniziale. D attraverso l'alimentazione vuole scrivere la sua legge nei nostri cuori, come lui ha detto. Lui ha dato la mano a Ineso 26 per metterli a prova se riserveranno la, la sua legge. Quindi questa forma alimentare è per metterci alla prova se riserveremo la sua legge. E per concludere, fratelli e solelli, ricordiamoci che nel popolo di Israele c'era un momento in cui una volta all'anno loro facevano il Kippur, che è il giorno di espiazione. E durante il giorno di espiazione, lo potete leggere nel Levitico 16, 23, noterete che il giorno di espiazione il popolo digiunava e pregava, perché il sommo sacerdote era nel luogo santissimo. E visto che il sommo sacerdote era nel luogo santissimo, dovevano prepararsi, umiliarsi. Da quando è iniziato il giorno di espiazione, fratelli e sorelle? Dal momento in cui Gesù Cristo è entrato nel luogo santissimo. Quando è entrato nel luogo santissimo? Secondo la profezia del 2300 sere e mattine, Gesù Cristo entra nel luogo santissimo nel 1844. Da quel momento che Gesù entra nel luogo santissimo, è scoperto il messaggio della riforma sanitaria. È scoperto e messo più in, 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 in rialzo il quarto giorno della, il settimo giorno della settimana, che è il quarto comandamento, che è il sabato. I fratelli, il popolo cosa faceva? Pregava, digiunava e faceva un'auto-ispezione, un indagine personale. E siamo nel luogo, siamo in questo periodo, in quel periodo di Yom Kippur. Cosa facevano? Pregavano e digiunavano. A cosa corrisponde questo digiuno che facevano loro? Dio non ci può chiedere di fare il digiuno prolungato di, da più di 150 anni, da 1844. Però lui ci dà la sua legge d'amore dell'alimentazione, la riforma alimentare per poter permetterci di digiunare sempre. Quindi osservando questa legge d'amore, che questa riforma alimentare stiamo in realtà digiunando, perché stiamo in quel periodo di Yom Kippur aspettando che esca il sommo sacerdote Gesù Cristo dal luogo santissimo dopo la fine del tempo di grazia. Quindi, fratelli, ci sono tantissimi argomenti, tantissimi per poter, per farci capire che chiunque ci dice e chiunque predica di non stare, Obbedire alla legge di Dio, obbedire al suo comandamento, è e sta parlando da parte del nemico. O oh, siamo da parte del nemico o siamo da parte di Dio. Anche Gesù l'ha detto, se qualcuno non raccoglie con me, lui disperde. Quindi la domanda è questa, da quale parte siete? Dalla parte di Dio o dalla parte del nemico? Quindi fatti le sorelle, siamo nel periodo dell'Eonkipu e nel periodo dell'Eonkipu dobbiamo digiunare la riforma alimentare è questo digiuno, quindi penso, questo è il mio auguro per noi, il mio auguro per me, il mio auguro per voi, in modo che noi possiamo, sulla base di ciò sta scritto, essere obbedienti, non sulla base delle nostre forze, ma sulla base della potenza